Eccoci al quarto appuntamento con Yoshua. Oggi abbiamo questo libro, 5 stagioni. 5 stagioni sono autunno, inverno, primavera, estate, autunno. Poco più di un anno è il periodo all'interno del quale si svolge l'azione. Allora, di cosa parla questo libro? Molco, non so bene come si pronunci, Molco probabilmente, è un uomo israeliano che vive ad Haifa, di 52 anni, e la moglie muore dopo un lungo periodo di malattia, l'ultimo periodo del quale passato in casa, e durante il quale lui l'ha accudita, l'ha curata, gli ha praticamente ricreato quasi una stanza di ospedale dentro la casa, con un letto particolare, tutte le flebi, insomma, gli ha fatto da infermiere amorevole. La moglie muore e Molco adesso sente la necessità di vivere, di ricominciare a vivere. E lo fa con fatica però, non è facile staccarsi da una routine che in qualche modo l'ha coinvolto completamente per lunghi mesi e anni. E il libro parla appunto dei suoi tentativi di rinascere alla nuova vita. Alcune cose sono interessanti. Innanzitutto, nella descrizione appunto della società israeliana è molto molto precisa, in particolare prendendo in considerazione alcuni aspetti. Per esempio, mi ha molto colpito il discorso del risposarsi. Lui, i suoi parenti, i suoi amici sono concentrati, attenti a questo aspetto, anche la mamma di lui. E sembra quasi che sia la cosa più importante, risposarsi, cioè rifarsi una vita, quasi coincide col trovare un'altra donna con la quale sposarsi. Addirittura qualcuno cerca di proporgliene, no? Indica la gente vedova o divorziata con la quale lui potrebbe sposarsi. E quindi sono raccontati alcuni di questi tentativi che lui fa, no? Un altro aspetto è, per me anche quello abbastanza nuovo direi, l'attenzione che viene descritta nel libro di questo Molco per i soldi. Sembra quasi di assistere a quei racconti, no? Quando parlano dei genovesi, degli scozzesi, degli ebrei, no? Sono tirchi, attenti. Però molto spesso viene descritto dall'autore, da Yoshua, e lui fa i conti sui soldi e non è povero, non ha una situazione di povertà, però cerca di vendere le cose che non gli servono più, guarda il prezzo di tutto quello che compra, fa dei confronti, insomma c'è questa attenzione che lui ha all'aspetto economico, anche quando va a cena, l'offrire, il non offrire, insomma è un aspetto che viene trattato, no? Il tutto avviene dentro le mura in Israele, ad Haifa, a Gerusalemme, dove abita la mamma di questo del nostro protagonista. Lui è viva anche la suocera, che quasi tutti i venerdì sera va a fare la cena del sabato, e con la quale insomma ha dei rapporti molto, molto buoni, si sente ancora responsabile anche di questa suocera. Insomma, lui è tutto un tentativo, questo libro, di raggiungere una libertà e della fatica. Libertà, lui stesso parla di nuova libertà, non è che non fosse, che non sia libero, ma raggiungere veramente un livello, lui fa fatica ad andare in questo. Il libro descrive anche molto bene molti aspetti tipici di Gerusalemme, parla anche per esempio di due donne russe che sono emigrate, che non si trovano molto bene, una delle quali vuole tornare addirittura in Russia, in Unione Sovietica. E quindi insomma racconta anche queste storie, insomma si addentra molto in una descrizione bella, interessante, insomma, degli aspetti tipici della realtà israeliana degli anni in cui è stato scritto. È stato scritto alla fine degli anni 90, non mi ricordo più quando esattamente, è stato scritto nel 87, sbagliato, e pubblicato nel 93 qui da noi, 5 stagioni. Ecco, io naturalmente non vi racconto molti degli episodi di questo libro, se no sarebbe una
assurdo secondo me, se no uno perde la voglia di leggerlo. Però insomma, merita di essere letto. Ecco, forse non è bello come quelli che abbiamo visto fino adesso, quegli altri che ha scritto, però insomma è molto, si legge molto bene ed è un bello spaccato sulla realtà di Israele negli anni, appunto, fine anni 80. Ecco qua. 5 stagioni, Abraham Yehoshua, buona lettura.